troviamo ad entrare in curva con una buona inclinazione assunta in scioltezza e nel momento dell'attacco curva, circa un terzo della traiettoria prima della massima pendenza, pensiamo a voler raddrizzare da questa inclinazione, quindi inclinazione all'inizio e raddrizzamento. Questa azione di raddrizzamento al momento dell'attacco della curva ci porterà ad esprimere tutto quello che ci serve come spigolo, come forza, come dinamicità per realizzare quella curva, pur pensando non a quella ma a volerne venire via. Abbiamo parlato in una precedente puntata degli sci che tagliano il pendio come se fossero due coltelli che vogliono tagliare il pane, quindi di uno sforzo a far tagliare gli sci e non a schiacciargli sopra. Questa è la premessa necessaria per parlare poi di raddrizzamento da un'inclinazione impostata in ingresso curva. Il tema del raddrizzamento è molto attuale nello sci agonistico di alto livello, ma è molto valido se applicato anche alla sciata turistica in campo libero, perché la rende molto efficace. In campo agonistico si dà per scontato che l'atleta sappia assumere l'inclinazione che gli serve per quella curva e che quindi, una volta assunta l'inclinazione in ingresso curva, si preoccupi solo di voler raddrizzare da quell'inclinazione. Questa azione di raddrizzare provoca le giuste forze sul terreno, il giusto anticipo di proiezione verso la curva successiva, quindi è come voler fare sempre qualcosa in funzione della curva che seguirà per ottenere la curva che stiamo facendo. È un po' come se volessimo fare dei passi di corsa o una serie di balzi in avanzamento sul terreno e senza sci, e ovviamente quando noi atterriamo da un balzo esprimiamo una forza sul terreno che è in funzione di quanto vogliamo fare lungo, distante e magari scartato come direzione il balzo successivo. Nello sci è un po' la stessa cosa, e se ragioniamo in questo senso, ogni volta che abbiamo inclinato e andiamo a dare forza sul terreno, questa forza che diamo sarà proporzionale all'uscita da quella curva, al dove vogliamo andare, e ci darà la giusta espressione di energia sul terreno e di dinamicità d'azione. Non è un'azione facile da capire e da ottenere, anche perché abbiamo vecchi automatismi che ci condizionano, ma pur partendo da una normale serpentina, anche piuttosto molle, morbida, è possibile sul finire della curva cercare di inserire questa azione di taglio a livello dei piedi e di voler cambiare inclinazione, per poi applicarla a situazioni sempre più difficili e anche nel corto raggio, dove il contatto col terreno è immediatamente sfruttato per cercare di cambiare inclinazione e non dormire su quella curva, venirne via dando ai piedi un effetto taglio e a tutto il corpo un effetto raddrizzamento e ribaltamento verso la nuova inclinazione.